l'avevano distrutta i tedeschi nel 44, quando il 18 gennaio, piazzando un cannoncino all'inizio della Val d'Angrogna, avevano bombardato l'edificio che ospitava una banda partigiana di Giustizia e Libertà, quella che era comandata da Pollucio Favut, e dove c'era anche il partigiano non violento 51enne Jacopo Lombardini. La decisione della comunità di Angrogna di recuperare queste macerie per farne una casa di pace, di confronto, fu una decisione che nacque poi dalla base, perché l'assemblea di chiesa di Angrogna nell'82 riuscì a dare praticamente 82 voti a favore e 7 astensioni. Da lì il progetto partì, e nel giro di pochi anni, con l'aiuto, questa cosa è anche curiosa perché è un po' una nemesi storia all'incontrario, con l'aiuto fondamentale delle chiese protestanti tedesche, che misero il denaro per ricostruire dalle macerie questo edificio. Hanno sostenuto economicamente questo progetto, che per le tasche dei valdesi sarebbe stato improponibile, e hanno anche accompagnato questo progetto. Ed è stato un momento, siamo negli anni 80, anche molto forte di rivisitazione della stagione bellica, ma anche con una chiara volontà di superare quella cultura di odio che ci ha visto insieme, per lasciare spazio e prospettiva alla cultura del dialogo e della riconciliazione. Quando abbiamo cominciato questa iniziativa di far venire dei gruppi di bambini in questa casa, abbiamo pensato che uno degli scopi della presenza qui era proprio quello di dare loro non soltanto l'aria buona, del buon cibo e delle passeggiate in montagna, ma anche qualche cosa che fosse costruttivo per la loro formazione, per la loro comprensione della vita. Vengo dalla Pais da quando ero piccola così, quindi ho iniziato col campo piccoli, quindi avrò avuto 6 anni. Faccio il precatechista durante l'anno e l'animatrice qua durante i campi estivi, sì, faccio il campo piccoli con Irene. Io da piccola anche ho frequentato i campi estivi di Cadra Pais e poi dal 2008 ho iniziato a far parte delle staff che organizzano i campi estivi. Ho iniziato subito col campo dei grandi, ai quali era presente Giulia, al suo ultimo anno, e quindi sì, ero appena 18enne e questo è il mio 8° anno che sono nelle staff. E dal 2010 abbiamo ripreso anche il campo dei piccoli, quindi sono i 3 campi, campo piccoli, campo medi e campo grandi, e io faccio parte delle staff del campo piccoli e del campo grandi. Il tema di quest'anno è stato uguale per tutti e 3 i campi, è stato ovviamente quello legato alla storia della casa che ripercorre i 30 anni, e abbiamo deciso per quest'anno di rimettere la bandiera che da anni non veniva più issata. Abbiamo scelto una bandiera italiana, abbiamo fatto il disegno della casa sopra e abbiamo deciso che ogni campista a fine del campo segnasse la sua firma su questa bandiera, che poi rimane issata qua per tutto durante l'anno.